come si traduce la subordinata finale in italiano? Leggiamo il commento all'immagine. Vestales vigilabant ut inede veste semper sacer, ignis arderet. Analizziamo il periodo. La principale è Vestales vigilabant, le vestali vigilavano. Il soggetto della principale è le vestali. La subordinata, introdotta da ut, è una finale. Ut in ede veste semper sacer, ignis arderet, con il congiuntivo imperfetto. Affinché o perché il fuoco sacro nel tempio di Vesta restasse sempre acceso. Perché abbiamo tradotto la finale in italiano con la congiunzione subordinante affinché, seguita dal congiuntivo imperfetto, che non c'è identità di soggetto tra la principale e la subordinata, che significa che il soggetto della principale è Vestales, mentre il soggetto della finale è diverso, è ignis, è il fuoco. Quindi, quando non c'è identità di soggetto tra la principale e la subordinata, sia in latino che in italiano, la finale si deve rendere in italiano con la forma esplicita, cioè con le congiunzioni subordinanti affinché o perché seguite dal congiuntivo. Le vestali vigilavano affinché o perché il fuoco sacro nel tempio di Vesta restasse sempre acceso. Quando invece è possibile tradurre la finale con la forma implicita, cioè con per più infinito? Per capirlo, ritorniamo alla scena iniziale della visita di Cinna e Mario a casa di Cesare. Hic sumus ego et Cinna ut tibi proponamus fili tui designationem. Analizziamo il periodo. Hic sumus è la principale, noi, sottinteso, siamo qui. La subordinata introdotta da ut è una finale, ut tibi proponamus. Il soggetto della finale è sempre noi, come si può capire dalla forma del verbo. Proponamus è un congiuntivo presente alla prima persona plurale. Quindi il soggetto della principale coincide con quello della subordinata. Quando c'è identità di soggetto tra la principale e la subordinata, sia in latino che in italiano, la finale si rende preferibilmente in italiano nella forma implicita, cioè con per più infinito. Siamo qui per proporre la designazione di tuo figlio a Flamen di Alice. Quindi, ricapitolando, se il soggetto della principale o reggente è diverso da quello della subordinata finale, in italiano useremo la forma esplicita. Renderemo cioè la finale con le congiunzioni affinché o perché seguite dal congiuntivo. Quando invece il soggetto della principale o reggente è uguale a quello della subordinata finale, useremo la forma implicita. Tradurremo cioè la finale con la preposizione per, seguita dall'infinito.